Welcome to Bible Prophecy Revealed with Grant Jeffrey. Benvenuti a Profezie Bibliche Rivelate. Profezia sul sistema di sorveglianza globale. Oggi vi voglio parlare del prossimo sistema di governo con sorveglianza mondiale. Un progetto denominato Progetto Echelon. Nelle mie ricerche di questi ultimi 20 anni, ho trovato che la Bibbia parla del fatto che negli ultimi tempi ci sarà un governo globale dittatoriale, con a capo l'Anticristo. Questo governo, negli ultimi tempi, assoggetterà tutto il pianeta e sarà in grado di monitorare tutta la popolazione del globo. In Daniele, al capitolo 7, verso 23, l'angelo ha detto, ed egli mi parlò così, la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Vediamo anche in Apocalisse 13 come questo regno sarà un governo globale. Tutti i popoli e tutte le nazioni del mondo adoreranno l'Anticristo. A Giovanni vengono dati dettagli nella profezia mai ricevuti prima da altri profeti. In Apocalisse 13, dal versetto 16 al 18, si parla del dittatore globale, della prima bestia, ovvero l'Anticristo e del suo collaboratore, il falso profeta. Entrambi sono motivati da Satana. La Bibbia ci dice che all'inizio del suo dominio l'Anticristo conquisterà le 10 nazioni dell'impero romano ricostituito in Europa e nel Mediterraneo. È interessante notare come tutte quelle nazioni, che erano parte dell'antico impero romano ai tempi di Gesù Cristo, sono ancora una volta riunite. Sono le 27 nazioni dell'Unione Europea. Poi c'è la parte sud dell'Europa e il Nord Africa, che include nazioni membri associati nell'Unione Europea, come l'Egitto, l'Israele e altre. La Bibbia ci dice che l'Anticristo all'inizio sarà amico di Israele, o almeno sembrerà esserlo. Dopo aver conquistato le 10 nazioni dell'impero romano ricostituito, farà poi uso della guerra e di trattati di pace per assoggettare tutto il mondo per la prima volta nella storia dell'umanità. Verrà stabilito un patto di pace di 7 anni con Israele, garantendole sicurezza, promettendo una pace illusoria tra arabi e israeliani, che non c'era mai stata per 4.000 anni. Quando lo farà, tutti crederanno che lui è il Messia e per i primi 3 anni e mezzo agirà come tale. Quindi, motivato da Satana, entrerà nel Tempio di Gerusalemme e farà cessare i sacrifici giornalieri. Probabilmente in seguito un credente ebreo lo ucciderà con un colpo alla testa o alla gola. L'Anticristo morirà e Satana lo risusciterà, imitando così la profezia su Gesù. Una volta risuscitato satanicamente, l'Anticristo non sarà più una figura messianica, ma Satana si impossesserà del suo corpo. A metà dei 3 anni e mezzo della grande tribolazione, tutti dovranno adorare l'Anticristo come Dio. Se lo faranno, potranno continuare a comprare, a vendere, a lavorare e a vivere. Se rifiuteranno il marchio della bestia e l'adorazione esplicita dell'Anticristo come Dio, la Bibbia dice che saranno decapitati. L'unica altra opzione come credenti nella grande tribolazione sarà quella di fuggire sui monti, oppure cercare di sopravvivere per i rimanenti 3 anni e mezzo, fino ad Armageddon. La Bibbia ci dice che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. La Bibbia avverte di non prendere il marchio della bestia, ma purtroppo il marchio della bestia, 666, sarà stabilito solo dopo 3 anni
dalla traslazione dei credenti in cielo come sistema di controllo totale mondiale sulla popolazione per i rimanenti 3 anni e mezzo, quelli che porteranno alla battaglia di Armageddon. In Apocalisse 13, dal verso 16 al 18, la Bibbia dice: «Inoltre faceva sì, cioè il falso profeta, che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comperare o vendere, se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome». Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo, ed il suo numero è 666. Il marchio della bestia sarà applicato alla mano destra, oppure sulla fronte. La parola in greco tradotta, marchio, indica che sarà visibile, ma dà anche l'impressione di qualcosa impiantata sotto pelle. La Bibbia indica che sarà usata la fronte o la mano destra. Alcuni chiedono perché si dovrà scegliere se usare la mano o la fronte invece di avere una sola possibilità. Ovviamente ci sono persone che, a causa di incidenti, non hanno la mano destra e pare che l'anticristo o il falso profeta istituiranno negli ultimi 3 anni e mezzo questo sistema digitalizzato basato sul 666. Stiamo già andando verso una società senza contanti. La Bibbia dice che durante questo periodo di tribolazione la sorveglianza sarà attuata in modo sistematico, oltre ogni mezzo usato in passato, da personaggi come Hitler, Stalin, Mao Zedong. Sarà praticamente impossibile per chi vive in zone civilizzate sottrarsi al controllo. Chi si rifiuterà di prendere il marchio sarà decapitato. La Bibbia dice che chi prenderà il marchio della bestia sarà condannato senza eccezione nel lago di fuoco. Logicamente questo fatto suggerisce che il marchio non sarà probabilmente imposto forzatamente a neonati o bambini. Nell'età della coscienza, Dio invita le persone ad accettarlo come salvatore. Ma è diverso per i bambini che non sono nell'età della coscienza. In Samuele 23 la Bibbia dice che il figlio di Davide, morto dopo che Davide aveva peccato con Birsheba, è andato definitivamente in cielo. Dio vuole che gli adulti prendano una decisione consapevole e credo che l'anticristo, potenziato da Satana, voglia la stessa cosa. Per cui non metterà il marchio forzatamente sui bambini, ma solamente sulle persone che potranno esercitare una libera scelta. Le persone saranno consapevoli di adorare l'anticristo come Dio, è ciò che Satana ha voluto dal passato eterno, quando per la prima volta si è ribellato e ha trascinato con sé un terzo degli angeli. La Bibbia indica che ci sarà un sistema basato sul marchio della bestia, il 666. Come potrà verificarsi questo? Vi parlerò quindi del sistema di sorveglianza che potrebbe essere per voi una sorpresa, fino al punto di chiedervi se vi sto raccontando o meno la verità. Il progetto Echelon è un sistema di intelligence creato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1948, i 5 vincitori di lingua inglese della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti, il Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, si riunirono in un trattato di intelligence e decisero un sistema di sorveglianza mai prima progettato. In passato, l'unico tipo di intelligence conosciuto era quello alla James Bond, fatto da agenti segreti, di intercettazioni radio, occasionalmente telefoniche, ma l'attenzione era rivolta a sistemi sviluppati da singoli stati o scienziati. Il progetto Echelon era qualcosa di totalmente diverso, un nuovo sistema progettato sul computer, ad altissima elaborazione, sviluppato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il mondo è stato suddiviso in 5 zone. Ogni nazione delle 4 zone... gli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda avrebbero monitorato nella loro zona qualsiasi comunicazione radio, fax, email, navigazione internet, oltre a tutte le transazioni finanziarie. Era una sorta di gigantesco filtro per intercettare qualsiasi cosa. Questi sistemi
non sono personalmente interessanti per le vostre conversazioni personali, però hanno deciso di immagazzinare qualsiasi informazione da qualsiasi persona, con delle memorie sempre più elaborate e a prezzi sempre più accessibili. Per questo il progetto Echelon avrebbe fatto uso di avanzate intelligenze artificiali, elaborati programmi di computer per monitorare ogni conversazione tra persone e per scopi particolari. Intercettano ora milioni di telefonate in tutto il mondo e in oltre 70 lingue. Riescono ad analizzare e a interpretare la voce. Ci ascoltano individualmente. Ogni voce è particolare, è come le impronte digitali. Se venite registrati per 30 secondi fra milioni di persone e poi riprendete la conversazione telefonica, venite intercettati all'istante. Analizzano la vostra telefonata. E quando usate il telefonino sanno esattamente dove vi trovate. Tante persone usano il telefonino, non si rendono conto che questo è continuamente in contatto per mezzo di onde radio con la compagnia telefonica, di modo che questa ci può identificare con il ponte radio più vicino a noi. Se vi chiamo dall'altra parte del mondo, la compagnia telefonica dirige la chiamata al ponte radio più vicino. Durante il vostro viaggio, oppure dovunque voi siate, se la compagnia telefonica vi può identificare in triangolazione fra i ponti radio più vicini e voi, può sapere dove vi trovate nel raggio di 100 metri. Beh, questo un giorno potrebbe aiutarvi se foste accusati falsamente di un crimine e provare che non eravate in quella zona. Però potete anche essere localizzati da agenzie investigative o da chiunque altro. E queste informazioni sono poi conservate dalle compagnie telefoniche. Viviamo in un mondo dove, attraverso il progetto Echelon, tutto è monitorato e immagazzinato. Che cosa ne fanno? Ognuna delle nazioni del progetto, quelle elencate, prepara un dizionario, ad esempio di 10.000 vocaboli, indirizzi, numeri telefonici, nomi di armi da guerra, voci da monitorare. Se nella vostra conversazione menzionate vocaboli di tipo Casa Bianca, Presidente, bomba, aereo, il computer intercetta la conversazione, poi è analizzata da un analista di voce umana. Il 99,9% delle telefonate e delle email non vengono ascoltate da analisti. Non c'è abbastanza personale, sarebbe inutile. Non sono interessati alla vostra conversazione personale. Ma in qualche modo nel futuro voi, i vostri membri di famiglia o gli amici, potreste diventare di qualche interesse. Perché fate domanda per un posto nei servizi di sicurezza, oppure siete accusati di un crimine o coinvolti in terrorismo e droga. In quel caso analizzano ogni vostra telefonata, ogni email, ogni vostro spostamento internet. In alcuni secondi i velocissimi computer trovano tutte le connessioni, le amicizie, le vostre comunicazioni degli ultimi 20 anni. Viviamo in un mondo totalmente trasparente. Molti di noi pensano: perché mai dovrei preoccuparmi? Io non sono un malvagio. Io non sono coinvolto in attività criminose o terroristiche. Facciamo un esempio. Immaginate di vivere in Germania nel 1935. Siete un imprenditore ebreo. Avete visto Hitler andare al potere. È stato eletto legalmente cancelliere nel 1935. Avete ascoltato molte frasi, voci, molti avvertimenti antisemiti, ma dopo tutto la Germania è la nazione più civilizzata e cristiana d'Europa. Dovreste prestare attenzione a tutto questo, perché nonostante non siate dei criminali, vi confineranno nella vostra casa, nel vostro quartiere, intercetteranno le vostre telefonate, faranno delle liste di nomi usando i computer, per segnalare ogni ebreo non solo in Germania, ma anche in tutte le altre nazioni. Se guardaste alle conseguenze future, sareste preoccupati. E queste nazioni produrranno in soli 3 o 4 anni l'annientamento di tutte le persone che conoscete. La mia attenzione
Ora non è rivolta a coloro che vivono nelle attuali nazioni democratiche, quanto ai governi futuri, che potrebbero essere fortemente anticristiani e antisemiti. Governi che probabilmente non daranno valore ai nostri diritti democratici e neanche alla nostra libertà. Oggi viviamo in un mondo dove la privacy e la libertà sono molto in pericolo, più che in ogni altra epoca della storia della democrazia, perché il progetto Echelon usa la sorveglianza satellitare. Con questo sistema è possibile leggere un nome su una pallina da golf da oltre 100 chilometri nello spazio. Abbiamo visto le immagini meravigliose della Terra scattate dai satelliti. Lo sapevate che l'America e altre nazioni dispongono di satelliti ancora più potenti? Sono orientati verso la Terra, possono individuare il percorso di chiunque in tempo reale. La sorveglianza satellitare individua la vostra posizione tramite il vostro telefono. Tutte le vostre telefonate dal cellulare sono monitorate e potrebbero poi essere usate contro di voi in futuro. Anche le vostre mail. Ad esempio, quando si inviano dei rapidi SMS ad amici, si pensa che questi non siano registrati permanentemente, invece lo sono. Una email inviata non può essere ripresa anche se la cancellate. Ebbene, io nella mia ricerca ho trovato che milioni di persone usano i social network come Facebook, MySpace, Twitter. Ebbene, tutti quelli che usano questi social network, specialmente i giovani, inviano messaggi ogni giorno, ma non riescono a pensare a quelle che possono essere le implicazioni future. Nella mia ricerca, per esempio, parlo anche di un caso ipotetico, di una ragazza molto giovane, una sedicenne. Questa ragazza si innamora di uno studente più grande e racconta poi ai suoi 67 migliori amici su MySpace il suo romanzo, l'alcol, le sostanze stupefacenti e tutto il resto. Alcuni anni dopo, lei completa gli studi con una valutazione di 30 e lode. Sta per avere un posto di lavoro molto ambito, ma l'ultimo giorno, proprio all'ultimo colloquio, le comunicano che non sono più interessati alla sua domanda. Non le diranno mai il perché, ma la ditta, oppure l'agenzia di investigazione, hanno fatto una ricerca approfondita, informatica, che indica attività negative. In questa situazione una persona potrebbe anche perdere il romanzo della propria vita, perché non è inconsueto che i genitori indaghino sui possibili futuri coniugi dei loro figli. Quando navigate su internet sappiate che siete monitorati, ma non da una singola persona, ma dal Grande Fratello, da questo progetto Echelon. La navigazione internet dice molto di voi. La navigazione internet dice quali sono i vostri interessi religiosi, politici, il vostro tipo di lettura, i vostri pensieri scientifici. Dice quasi tutto di voi, forse più di quanto vostra madre stessa conosce di voi. Si possono conoscere le vostre conversazioni telefoniche, le email e tutte le connessioni ad internet. Il progetto Echelon non è esclusivo dei governi democratici delle cinque nazioni che abbiamo menzionato. Anche l'Europa ha il proprio progetto Echelon. La Russia, la Cina ne hanno una versione propria. Siamo monitorati, tutti. Qualcuno ha detto ironicamente, non siamo paranoici, siamo solamente monitorati. In questo mondo di armi di distruzione di massa, di terrorismo, in cui ci sono centinaia di uomini addestrati che non hanno altro interesse che uccidere civili innocenti, sarebbe irresponsabile se i nostri governi non facessero uso delle tecnologie di monitoraggio disponibili. Ho fatto la domanda, ma chi osserva però gli osservatori? Che tipo di sorveglianza democratica è disponibile per assicurare il corretto uso di queste informazioni reperite dai nostri governi attraverso questo esteso progetto Echelon, ma anche da agenzie investigative o ditte che seguono l'attività dei propri dipendenti?
chi è che osserva gli osservatori? Ovvero quale garanzia abbiamo che tutte le informazioni private non siano poi rese pubbliche o scambiate arbitrariamente? Nell'Unione Europea c'è una legge sulla privacy molto forte. Le informazioni ricevute per uno scopo non possono essere scambiate o vendute ad un'altra ditta o a un altro governo per un altro scopo, se non autorizzato. L'informazione non può essere scambiata o rivelata senza un consenso del tribunale o il vostro permesso esplicito. Gli Stati Uniti e il Canada non hanno questa regolamentazione. Io quindi credo che come cittadini dovremmo interpellare i nostri rappresentanti di governo e chiedere qual è il tipo di monitoraggio democratico che potrebbe essere utilizzato per permettere al governo di proteggerci dai malintenzionati, ma anche per evitare l'uso scorretto delle informazioni acquisite. I governi stanno implementando l'uso di scanner biometrico per l'occhio, scanner per impronte digitali, addirittura riconoscimento facciale computerizzato, cose che permettono l'identificazione, ad esempio, di passeggeri in migliaia di aeroporti. Negli aeroporti del Nord America c'è una media di oltre 5.000 telecamere a circuito chiuso installate. Nei prodotti che indossiamo ci sono una media da 3 a 5 microchip, nella cintura, nelle scarpe, sull'etichetta degli indumenti intimi, sulle magliette, sui pantaloni. Questi microchip ad alta radiofrequenza, più piccoli di un punto ortografico, sono stati posti a miliardi nei prodotti in questi ultimi 9 anni. Ebbene, tutte le più grandi ditte, tutti i più grandi rivenditori hanno utilizzato questi microchip per i loro prodotti. Ne fanno uso per ragioni legittime, per inventario, anticontraffazione, antirapina, ma non spengono il chip quando lasciate la cassa. Infatti, l'identità della vostra carta di credito è messa in relazione al microchip. Uno scanner dal costo di poco più di 200 euro può leggere questo numero digitale, lo sapevate? E i pirati informatici potrebbero accedere a questi dati e sapere tutto di voi, non solo la vostra identità, molto, ma molto di più. Parleremo in seguito di questi microchip ad alta frequenza e come questi possono avere un impatto non solo sulla vostra privacy, sulla vostra libertà e identità, ma anche come una generazione futura di questa tecnologia potrebbe poi essere utilizzata dall'anticristo come dittatore mondiale per aumentare il sistema del marchio della bestia. Disponiamo adesso di nanotecnologie di sorveglianza sviluppate dagli Stati Uniti. Un nanometro è un miliardesimo di metro. Per fare un paragone, un nanometro è una misura di 100.000 volte più piccola della larghezza di un capello umano. È stata usata una, e anche sviluppata, una nanotecnologia con sensori a forma di moschini. Sono talmente piccoli da poter essere quasi invisibili ad occhio nudo. Sono stati usati nell'emergenza dei terremoti, come quello di Haiti, ad esempio. Sono sensori a forma di moschini chip. Sono stati sparsi dagli elicotteri sulla popolazione per intercettare, ad esempio, il respiro affannoso o il pianto dei dispersi tra le macerie. Il chip lancia un segnale e i soccorritori sono inviati in quella direzione per il salvataggio. Ma questo è uno scopo benefico eccezionale. Ma gli Stati Uniti hanno fatto anche uso di una variante di questa tecnologia in Iraq e in Afghanistan. Quando sapevano che un edificio era stato usato in passato da terroristi, spargevano questi sensori quasi invisibili all'occhio umano sul pavimento, sulle pareti, le maniglie delle porte. Poi è stato praticamente impossibile per i terroristi vedere o sapere che a loro si sono attaccati centinaia di nanosensori in contatto con gli elicotteri e il satellite. Questo è stato uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono stati in grado negli ultimi 2 anni di annullare quasi tutta la leadership di Al-Qaeda
in Iraq e in altri luoghi. Viviamo in un mondo affascinante, dove però la privacy, la libertà sono state scambiate per quella che io definisco l'illusione della sicurezza. Su un aereo diretto a Detroit è stato arrestato un terrorista, aveva una bomba liquida. Solo la grazia di Dio e l'azione di un passeggero hanno prevenuto l'esplosione dell'aereo, nonostante tutte le sorveglianze. Il problema è stato più che altro di una non corretta procedura politica e di una non stretta sorveglianza. Noi viviamo in una società al 97% che funziona già con carta moneta elettronica. Siamo passati da carte di credito a carte di credito fino alle carte di pagamento con microchip ad alta frequenza. Gli ultimi telefonini sono dotati di tecnologia con microchip ad alta frequenza, ad esempio. E in un futuro molto prossimo potremo entrare in negozio, prendere un paio di pantaloni e alzare semplicemente il telefono aperto davanti ad uno scanner, a pochi metri di distanza. Non si dovrà neanche più aprire il portafoglio per prendere le carte di credito, per pagare. Noi viviamo in un mondo dove stiamo creando un'ombra computerizzata che ci accompagna ogni secondo, 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Cosa significa? Questo significa che stiamo vivendo negli ultimi tempi. Questo significa che Gesù Cristo sta per tornare. Molto presto, amici miei. È tempo di guardare in alto perché la nostra redenzione è vicina. Che Dio vi benedica.